spavaldi, indomiti, non so come definirli, capitani, che ci danno tanto onore, li facciamo salire tutti qui sul palco. Li salutiamo con un grande applauso, sì. Alessio Antico, Mattia Scalapuig, Renzo Ruggero, Stefano Verazza, Graziano Tartaglia, Andrea Paglialunga, Danilo Passi, Stefano De Padova, Daniele Petrugno, Cosmic, Cosimo Nobile, Roberto Torino. Prego, accomodatevi. I capitani dell'argot dell'ultimo decennio, qui sul palco, salutati dall'applauso del Teatro Comunale. Come si fa a non emozionarsi davanti a questi atleti? Quanta voce abbiamo consumato, a quante urla abbiamo lanciato, a quanti gol abbiamo avuto la gioia di riprovare. È straordinario, secondo me. Forse qualcuno ancora deve arrivare, sì, perché il teatro è pieno come un uovo. Certo, infatti, è carinito con gli ordini di posto. Certo. Dobbiamo dare la possibilità a tutti di raggiungerci, anche perché, ripeto, nel libro ognuno ha fatto parlare di loro. Ovviamente, lo dico, ci sono dei capitani morali, dei capitani effettivi. Io per esempio nel libro ho voluto scrivere e mettere la foto di tre capitani tutti insieme, quali Cosimo Nobile, Danilo Bassi e Stefano De Padova, perché nella stagione più buia del passato prossimo neritino si sono messi la casacca granata addosso e hanno corso per noi e ci hanno dato la loro disponibilità. Quindi, grazie per farlo, davvero. Insieme a Graziano è stato quello che ha scritto la lettera, però nella foto inglobo tutti quanti. Un saluto veloce, parto da Stefano De Padova mentre chiedo alle hostess di consegnare a ciascuno il libro. È la domanda più ovvia e scontata. Nardò cos'è? Prego. Buonasera a tutti, niente, io sono orgoglioso di essere stato il capitano di una piazza come quella di Nardò. È orgoglioso di essere qui stasera e partecipare a questa bella manifestazione, perché la passione anche della gente che ci ha sempre sostenuto si è sempre contraddistinta. Quindi, che dire, altri 20 e più anni, speriamo che di ritrovarvi innanzitutto. Di fare sempre forza Nardò. Grazie Stefano. C'è una persona, no, che viene, Frank Sinatra lo chiamano The Voice, c'è un The Voice molto più locale, molto più diciamo intimo, perché lui lega la sua voce all'inno nuovo del Nardò, che cantano tutti, i bambini se ne innamorano. Oltre a quello che lui ha dato in campo, il suo ricordo resta perenne per questa... È diventata anche una suoneria per i cellulari, tra l'altro. Una suoneria per i cellulari, e i soci del nostro club la fanno squillare tutte le sere, tranquillo, questo te ne do certezza. Però è stato un grande capitano, probabilmente sarà anche un grande allenatore, gli facciamo gli auguri di questo. Un neritino acquisito, Graziano Tartaglia. Grazie a tutti voi, innanzitutto volevo fare gli auguri al club fedelissimi, insomma sono onorato di stare qui stasera, di aver giocato per il Nardò. Ci avete dato veramente delle emozioni grandissime, speriamo di averle ricambiate, speriamo che al più presto riparta il calcio a Nardò, perché non se ne può fare veramente a meno. Grazie. Grazie, Tartaglia. Lui lo conoscete un po' tutti, anche lui è naturalizzato neritino, la terra natia è quella argentina, però l'affetto ormai è quello neritino. Sì, voglio ringraziare a tutti che fedelissimi, no, per l'invito e io venendo dall'Argentina ho ritrovato qua tanta gente, no, che come te Fernando, Gianni Marzano, adesso mi vengono questi nomi nella mente, però auguri a tutti voi e grazie. Grazie. Allora, io apro un siparietto, perché Renzo è un amico molto intimo di Mattia Sirace. Sul libro Mattia Sirace ha scritto una lettera straordinaria, veramente commovente. C'è un passo nel momento in cui, pensate, lui me l'ha spedita da Barcellona e l'ha scritta in spagnolo. Io quando l'ho tradotta ho avuto un attimo di emozione, mi ha un pochino preso, mi ha vibrato qualche corda particolare.
perché Mattia Sirace ha scritto una frase che si commenta da sola: in Italia Nardò è la mia casa. Ha scritto questo. Beh, con la tua mole già ti prendi il palcoscenico, però la tua storia parla da sola. Tu sei un tifoso, sei un ultra diventato capitano, quindi quale emozione per un ultra che diventa capitano? L'emozione, penso che è il sogno di tutti noi che stiamo qua, no? Tifosi del Nardò, essere il capitano del Nardò per me è il massimo, senza dubbio. Niente, io la mia soddisfazione più grande è stata quella che a me a Nardò mi hanno voluto sempre i tifosi e non dirigenti o cose. In primis Mimino Zinzali e in secondo tu Fernando, perché sei stato l'artefice del mio ritorno a Nardò. Perciò ormai mi ero mentalizzato di finire con questa maglia la mia carriera, però per tutti quei motivi che sappiamo tutti non è potuto succedere. Perciò speriamo di ripartire l'anno prossimo e che qualcuno mi dia la possibilità di finire con questa maglia. Ce l'auguriamo. Però a te ti voglio un ricordo bellissimo, secondo me tu hai un flash giornaliero, quella arrampicata sulla rete post gol a Taranto, secondo me non passa giorni che non te la c'è. Se la dovessi fare adesso così non riuscirei, per la sicuro. Ti ringraziamo perché sappiamo che la tua società, la Palestina, ti ha concesso un giorno di permesso per stare qui con noi, quindi ringrazio il Presidente a nome nostro. Beh, un altro che in quella giornata particolare è esultato anche tanto è stato Daniele Petrugno, che purtroppo avrebbe voluto vivere stagioni più esaltanti col Nardò, perché c'erano le premesse, sogni infranti, qualcosa che non si realizza, ma c'è qualcosa che va oltre l'affetto per questa città e per questa squadra. Certo, buonasera a tutti intanto. È stata un'annata pazzesca, clamorosa, diciamo, sottolineiamola così. Emozioni indescrivibili, abbiamo raggiunto una bellezza insperata, diciamo, per tutte le difficoltà che ci sono state, però siamo contenti di avercela fatta e speriamo che il Nardò nei prossimi anni riparta da quella lì dove l'abbiamo lasciato, insomma, dalla Serie D che gli appartiene. È un peccato non vederla, ci siamo tanti ragazzi, come ho compreso, ce l'abbiamo messa tutta per portare quell'obiettivo, per non farla mancare questa Serie D, magari obiettivo raggiunto, raggiunto certo, però poi non vederla materialmente è un peccato. Daniele, la storia consegna le gesta, cioè le gesta si consegnano alla storia, e quindi quello che avete fatto non è campato in aria o non svanisce, la gente si ricorda e per questo vi richiama qui proprio per l'affetto che ce vi ha. Ce lo auguriamo regalato. Tutti. Grazie. Un augurio. Grazie. Sul diploma, su questa pergamena avrei voluto scrivere l'uomo nero, l'uomo ragno, sbagliavo? L'uomo ragno, il ragno è nero però, eh. Allora Danilo, ancora in attività, ancora a vincere campionati, e ancora in testa alle classifiche, quando smetterai cosa farai? Poi vediamo. Ancora sei un ragazzino, ancora sei un under. Voglio giocare ancora. Innanzitutto grazie per essere qua questa sera, sono onorato. Innanzitutto auguri al club Federico in questi 20 anni, e auguro altri 20, 40, non so quanti, voglio dire, con la speranza che rivedo finalmente partecipare in campionati dove li competo. La Serie D secondo me è molto stretta, gli auguro qualcosa di più. Grazie ancora, buonasera. E grazie a te di aver vestito la maglia granata. Io ricordo che quando presentai questo signore in una presentazione allo stadio mi fermai un attimo e dissi due parole in più per levare un applauso diverso dagli altri. Lo vogliamo fare un applauso a Cosimo Nobile, di quelli proprio arrivati? Perché vi chiedo questo? Perché ho la fortuna di avere la sua amicizia come quella di tutti questi ragazzi, mi sento un po' più spesso rispetto agli altri, e lui non manca occasione ogni volta di dirmi quanto gli manca Nardò. Perché così? Innanzitutto buonasera a tutti e auguri per il ventennale. Niente, mi manca Nardò perché, diciamo, nella mia lunga carriera è stata la tappa più bella, dove mi sono sentito veramente a casa, mi sono sentito
magari i tifosi, no? Erano contenti che facevo gol, cose, però non è una cosa per rufianarmi i tifosi, però c'era anche la loro spinta dietro le mie prestazioni. E per questo dico, mi sono sentito veramente bene ed è stata la tappa più bella della mia lunga carriera. Niente, io voglio dire solo due cose. Sono onorato di aver indossato la maglia del Nardò e poi una pronta rinascita per questa città e questa piazza che merita, diciamo, di più di quanto ha avuto fino ad oggi. Quindi meriterebbe molto di più. Speriamo che ci siano i presupposti per poter far rinascere il grande calcio a Nardò. Grazie mille. Passiamo ad un altro ultra capitano. Capitano, te mi hai scritto nel libro che hai un cruccio, quello di aver indossato troppo poco la maglia granata. Vuoi spiegarlo? Sì, innanzitutto buonasera. Mi sarebbe piaciuto, non so, diventare un po' via. Cioè, l'obiettivo mio ormai era diventato quello. Mi sarebbe piaciuto giocare a Nardò per molto più tempo. Mi ritengo comunque fortunato dell'esperienza che, anche se breve, ho fatto qui a Nardò. È stata un'esperienza incredibile, però ripeto, l'unico cruccio che ho è quello di aver dato magari troppo poco. Mi sarebbe piaciuto, insomma, che la mia esperienza, la mia permanenza in questa fantastica squadra e società magari fosse stata un po' più lunga. Beh, vabbè, ma però Andrea, tu stai per continuare l'avventura nel mondo del calcio, sei ancora giovanissimo e quindi c'è ancora tante pagine di storia avanti da scrivere nella tua carriera probabile di allenatore e quant'altro, quindi Nardò non si chiude. Il periodo in cui stavo a Nardò, sì, mi sentivo bene, stavo bene, ripeto, c'erano tutti i presupposti perché magari la mia esperienza durasse un po' di più. Però, ripeto, sono contentissimo e onoratissimo della possibilità che ho avuto e quindi grazie mille. A voi e saluto tutti quanti. Grazie. Mattias, niente, già vederti così sei il calciatore, no? Perché vuol dire questa statualità, questa amore, questa presenza. No. E poi hai un affetto particolare. Ricambiato te verso la città verso te. Io sono di tifosi che proprio ti venerano da questo punto di vista. Io, vabbè, prima di tutto faccio gli auguri e non ho altro da dire che grazie per l'invito, grazie per tutte le emozioni che mi avete fatto vivere, grazie perché mi avete accolto come un figlio e grazie perché ancora oggi questa città respira calcio. Speriamo che al più presto lo possa mettere su una curva, su un campo. Grazie. Mattias, ti faccio una domanda al cuore. È stata...